Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di calcio minore, ma soprattutto ai tifosi di Matese e Porto d'Ascoli. Queste le due squadre che si affrontano oggi in diretta dallo stadio comunale Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese. Squadre già radunate intorno al cerchio di centrocampo: Matese in maglia bianca con inserti verdi, in maglia arancio fluo invece gli ospiti del Porto d'Ascoli. Questa è l'occasione buona per andare a caccia della prima vittoria stagionale. Gli stimoli non mancano, ci si ritrova contro una squadra forte, molto forte, e può partire Matese Porto d'Ascoli. Carnevale si libera dell'avversario, benissimo, ancora Carnevale, avanza sulla fascia il numero 11 fino in fondo, tiro a giro sul secondo palo per il Porto d'Ascoli. Parte Napoletano, palla alta sopra la traversa. Bossi sul secondo palo a cercare una sponda aerea verso il centro che arriva, poi lo stacco di testa e Scisca che allontana la sfera. Uno contro uno, al vertice dell'area c'è Ricamato che lo accompagna, ancora Esposito, Esposito va da solo fino in fondo, cross al centro, non c'è nessuno a raccogliere l'assist. Rimessa laterale al centro, fallo, non ci arriva di testa, poi la conclusione alla traversa e poi Spagna. Il numero 28 gira per Fall, è da solo il compagno di squadra sul lato di destra, conclusione e corner, c'è stata la deviazione di Ricciardi. Ricciardi, c'è Carnevale da solo sul lato di destra, servito in questo momento, Carnevale, Carnevale, palla fuori di un soffio. E arriva la rete del vantaggio sugli sviluppi del corner, 1-0 Porto d'Ascoli. Quando siamo in chiusura di primo tempo, la rete che porta la firma di Passalacqua, 35 di gioco che termina sul risultato di 0-1, la rete arrivata al minuto 45 che porta la firma di Passalacqua. Si riparte in questo momento con Carnevale che gira per Ricciardi. Poi Spagna, Fall, situazione di 2 contro 2, il senegalese ancora per Spagna che incrocia col destro, non quanto basta per superare Governali. Masi, cross al centro, anticipato Ricamato, grande intervento difensivo. Setola alza lo sguardo, cross al centro sul secondo palo, si inserisce Ricamato, palla fuori di un soffio. Il numero 11, ancora Salatino. Può provare la conclusione, invece serve Esposito, Esposito, Napoletano, spalle alla porta, grande risposta di testa. E poi Carnevale guadagna corner. Setola al centro, teso per Salatino e arriva la rete del pareggio. Prima firma con la maglia del Matese per Cosimo Salatino che fa 1-1 e prende a cazzotti la bandierina. Esposito al limite dell'area, Esposito! 2-1 Matese! Vittorio Esposito, terza firma stagionale per il Messi della Serie D che va a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi. Rimonta completata nel giro di 2 minuti con la maglia del Matese. Ora Ricciardi, finta, palla sul sinistro, Ricciardi fino in fondo! Il capitano! Nel giro di 10 minuti, partita più che rimontata, quasi messa in cassaforte. Ora bisogna... Ricamato allunga in avanti a cercare Salatino, testa, esce dai pali, occhio al pasticciaccio di testa! E Salatino che fa 4-1, doppietta per Cosimo Salatino! Pido qui... un calciatore del Matese, occhio alla super conclusione di Sensi che colpisce la traversa. Arriva il triplice fischio finale, Davide batte Golia con il risultato finale di 4-1 sul Porto d'Ascoli che invece conduceva a quota 11 punti. La rete nel primo tempo per gli ospiti porta la firma di Passalacqua, poi è un monologo del Matese con la rete di Salatino che acciuffa il pareggio, il 2-1 di Esposito, Ricciardi a chiudere i conti e ancora Salatino a mettere il risultato in ghiaccio. Grazie per averci seguiti.